Un saluto agli amici del blog ilmoti.com. A pochi giorni dal Natale sono a fare un bel regalo a tanti automobilisti. Quella che tra poco sentirete è una conversazione che ho avuto poco fa chiamando il centralino della Polizia Provinciale di Milano, ma non voglio anticiparvi nulla e ascoltiamo com'è andata questa conversazione. Sì, buongiorno. Gentilmente vorrei un'informazione. Io ho ricevuto una ventina di giorni fa, a dir la verità, una multa per un verbale sugli autovelox sulla Milano Media in direzione Milano. Ho provveduto a scaricare la foto e ho notato che vi sono altri due veicoli oltre al mio. Il fotogramma. Devo fare ricorso? No, se vuole faccio ricorso. Io lo farei. Quindi, no, perché infatti ho sentito qualcosa così sui giornali, eccetera. Ma non... la foto era rivolta a me invece che altre due macchine. Certo, ecco, non c'è. Quindi voi non. Pensavo che voi magari in auto tutti. No, certo, no. Certo, pensavo che in autotutela magari voi in qualche maniera non lo... Autotutela, cioè autotuteliamo, ma non archiviamo le... Diciamo che adesso come indirizzo generale, quando sono due o tre macchine, almeno non vengono validate. Ah, no, questo verbale che di cui non è stato... No, è già uscito, certo. Quindi l'unica possibilità che ha è di fare ricorso, non è che la vogliamo noi d'ufficio. Certo. Ah, ok, quindi lei dice ora, avendo riscontrato questo problema, in futuro... Sì. Molta gente fa ricorso su queste cose per evitare comunque tante spese in più per i cittadini, per l'amministrazione, per tutti, si è deciso in qualche modo ritenere... di fare arrivare delle foto con due o tre macchine. Però non lo so, questo... Va bene. Non può fare tranquillamente ricorso. Certo, certo. Ci sono tre macchine... Certo. Nel casino magari ha peccato la sua, capisci? Certo, certo. Va bene, è stato molto gentile. Non pagarla, eh? No, no, assolutamente, non la pago, ok. No, perché se la paga non può fare più ricorso. Certo. Invece il ricorso interrompe i termini di pagamento. Va bene, ok. Okay. La ringrazio, molto gentile. Prego, arrivederci. Bene, come avete sentito... Un agente molto gentile, molto educato, anzi devo dire faccio i complimenti agli agenti della Polizia Provinciale di Milano perché hanno veramente, in questo caso, hanno tenuto un comportamento davvero corretto con l'utente. Ma la notizia bomba è quella per cui d'ora in avanti la Polizia Provinciale di Milano non validerà più le multe in cui sono coinvolti nella foto e nel fotogramma più di un autoveicolo, quindi due, tre o quattro autoveicoli. Lasciatemi dire che questa è una grande vittoria per noi, perché come abbiamo sempre detto, quel tipo di multe erano passibili di ricorso. A questo punto, chiaramente, chi si è visto recapitare questo tipo di contravvenzione, un verbale con più di un autoveicolo, faccia con decisione ricorso al giudice di pace oppure al prefetto. Vi invito quindi... Alla vostra destra, qui sul blog, vedete la sezione documenti autovelox in cui potete scaricare i moduli prestampati del ricorso. E però il grosso regalo che abbiamo per questo Natale è che a tanti automobilisti la multa non arriverà più, perché le multe in cui sono coinvolti più di un autoveicolo, come avete sentito, la Polizia Provinciale di Milano, che ringrazio per il lavoro e la competenza, non le validerà più. Un bel regalo.